insieme a Matteo Verettini. Per il secondo anno consecutivo si replica la sfida contro Parioli. Quanto è sentita questa rivalità? No, da parte mia non tanto, nel senso che noi andiamo per la nostra strada e giochiamo con tutti gli avversari sempre a testa alta, ma con grandissimo rispetto. Quindi è ovvio che è una squadra di Roma e quindi forse c'è la sentenza, però ci fa piacere che i 5 romani siano arrivati in finale, e spero solo che questo sia un motivo più per impegnarsi ancora di più e non per creare situazioni squadre. Quanto è importante il tuo legame con i 5 anni? Perché diciamo io quest'anno ti ha giocato tante partite, hai fatto una grande stagione, hai vinto il primo torneo a TP. 54, però nonostante tutti questi impegni ha voluto essere fortemente presente, quindi questo te. Sì, ho iniziato il mio percorso con la Niente tanti anni fa e mi hanno sempre aiutato. E anche giocare alla Serie A quando ero molto giovane mi ha aiutato a crescere, a diventare quello che sono ora, quindi mi fa piacere quando posso. Ovviamente adesso mi sto allenando e il weekend gioco alla Serie A, però mi diverto con i ragazzi, con il gruppo, siamo molto bene. È solo un piacere. La prima sera a mangiare, il centro storico molto carino, e poi io sono abituato a Roma, quindi una città molto grande, un po' più dispersiva, invece ogni tanto mi piace questa.